Ed eccole qua, le polpette di pesce, la mia versione. Se vuoi vedere come le ho realizzate, non ti resta che guardare il video fino in fondo. Buongiorno a tutti voi, benvenuti nella mia cucina. Oggi voglio realizzare le polpette di pesce, un piatto che spesso è sottovalutato, un po' denigrato, forse un po' come un ripiego. Ma in realtà è davvero molto gustoso, ha degli ingredienti che possono renderlo veramente speciale, ma soprattutto va a risolvere un po' quello che è il problema di tutti, cioè di far mangiare il pesce ai bambini, che insomma non è che gli piaccia così tanto. Insieme vediamo di rendere un piatto appetitoso, croccante, a cui i bambini proprio non possono dire di no. Vediamo insieme gli ingredienti. Allora, ovviamente per realizzare le polpette di pesce abbiamo bisogno del pesce. Che tipo? Quello che vi pare, il più economico, il più costoso. Io qua ho trovato dei filetti a buon mercato che tra l'altro sono buoni e quindi farò questo piatto, ma potete usare davvero qualsiasi tipo di pesce. Per realizzarlo io utilizzo un trittico, ok? Chiaramente potete usare anche una tipologia soltanto di pesce, tutte e tre insieme come faccio io, che a mio avviso dà un sapore maggiore, o fare tante polpette diverse in modo da rendere anche un pochino più varia l'alimentazione. Ci occorreranno circa 500 grammi di filetti di pesce. Qui ho del salmone freschissimo, ho trovato il merluzzo, che anche questo è un po' ostico da far mangiare ai bambini, e ho trovato anche un filetto di cernia. Ma se utilizzate la trota al posto del salmone o invece della cernia vi andate a prendere la platessa, secondo me non sbagliate di certo. Secondo elemento importante sono le patate che andremo a bollire. Io ne utilizzo un paio. Prendetele medio grandi o comunque quando bollite le patate prendetele tutte della stessa misura in modo da avere una cottura ottimale. Ci occorreranno qualche zesta di limone, un paio di uova, una manciata di formaggio, qui utilizzo il parmigiano reggiano, potete usare anche il pecorino, dei cornflakes, questi servono per rendere la panatura croccante, è qui che li diamo la libidine anche ai bambini. Una manciata di farina, dell'olio di semi, qui ho quello di arachidi per la frittura, olio extravergine di oliva per condire le polpette, una manciata di pepe nero per noi adulti, magari se mangiano solo i bambini potete anche evitarlo. Utilizzo anche dell'aglio, pochissimo, lo uso essiccato così ha un sapore meno acceso dentro l'impasto. Se ai bambini non piace, eliminatelo. Anche qui utilizzo delle spezie essiccate, l'erba cipollina, le preferisco a quelle fresche perché durante la cottura, soprattutto quando andiamo a mangiarle, spesso le troviamo non completamente tagliuzzate e possono dare fastidio. Con queste evitiamo anche il problema. Ci occorre anche una manciata di sale e la nostra intramontabile acqua gasata a 3 gradi da frigorifero. Questi sono gli ingredienti, pochi, semplici, andiamo a metterli insieme, creiamo la magia, ma prima sigla! La prima operazione che vi consiglio di fare è quella di andare a sbollentare le patate, quindi dopo aver pulito bene sotto l'acqua la buccia, magari anche con una spugnetta tirato via tutta la terra, le andiamo a inserire dentro una pentola con l'acqua che le copra per bene, eccole qua, e andiamo direttamente sul fuoco. Le facciamo andare così fino all'ebollizione. Appena inizia a bollire contiamo circa 12 minuti, comunque la prova dello stecchino per vedere se sono cotte fondamentali, dopodiché spegniamo e le mettiamo da parte. Controlliamo con una forchetta che le patate siano cotte, sì lo sono, spegniamo, mettiamo da parte e le facciamo raffreddare. La seconda operazione che andiamo a svolgere è la pulizia dei filetti dei pesce, laddove ci dovesse essere la pelle dobbiamo andare a tirarla via. Quindi vado a incidere da questa parte. Faccio una piccola incisione in modo da poter afferrare la pelle in questo punto e con un coltello da sfilettatura vado piano piano, così seguendo il dorso del pesce, vado a tirare via la pelle in eccesso. Eccolo qua, cerchiamo di eliminare meno carne possibile e abbiamo così il nostro filetto bello che pulito. Adesso ci armiamo di una pinza per tirare via le lische e andiamo pian pianino a far scorrere il dito dappertutto e vediamo se su tutti i filetti ci sono delle lische. Questo è importante perché insomma mangiare delle polpette con le lische all'interno non è il massimo. Dove troviamo e sentiamo la lisca afferriamo, tiriamo via ed ecco qua, queste le dobbiamo scartare.
Facciamo questa operazione con tutti i filetti, qua ad esempio ce ne sono parecchie, facendo attenzione a non rompere tutto, andiamo a tirare via queste spine qui. Anche le spine della cernia le abbiamo tirate via, non ci resta che controllare il merluzzo. Ecco, il merluzzo solitamente ne ha pochissime, infatti in questo caso questo è un pezzo che è privo, andando col dito in controsenso rispetto alla pelle, se le sentiamo apparire le tiriamo via, ma in questo caso non ci sono. Siamo stati fortunati. Con l'operazione successiva andiamo ad igienizzare tutti questi filetti, come? Con l'acqua gasata, sempre fredda, a 3 gradi, prendiamoli, mettiamo tutti in un contenitore, eccoli qua, tutti insieme i filetti, ancora così interi, apriamo l'acqua gasata, tutta dentro. Ora, i filetti rimangono così in ammollo nell'acqua gasata dentro il frigorifero per almeno una decina di minuti. Ora che i filetti sono stati in frigo per una decina di minuti, li andiamo ad asciugare bene e li andiamo a preparare. Prendiamo un po' di carta assorbente e uno per uno li mettiamo qua e li asciughiamo. Questa è un'operazione importante. Li asciughiamo per bene, via tutta l'acqua in eccesso. Guardate che bel colore che hanno dopo il trattamento con l'acqua gasata. Guardate che spettacolo, che spettacolo. Stessa sorte anche per la cernia. Eccola qui, asciugata bene. Guardate come risulta bella pulita. Qui poi adesso andiamo a tagliarle tutte. E infine anche il salmone viene asciugato per bene. Guardate anche il salmone, che colore meraviglioso. Adesso prendiamo un coltellaccio, andiamo a mettere il filetto qui e lo riduciamo ovviamente a pezzettini. Più o meno grandi. Prendo una boule e vado a inserire all'interno la prima parte del battuto. Stessa operazione anche per la cernia. Qui abbiamo ancora la lisca centrale, quindi via questa parte qui. Anche questa operazione ci serve per fare da ulteriore controllo se qualcosa ci dovesse essere sfuggito. Vado a tagliare pezzettini. E anche qua abbiamo raggiunto la consistenza desiderata e vado ad aggiungerlo insieme al salmone. Stessa sorte anche per il merluzzo, tante striscioline, pezzettini. Eccolo qua, guardate che bello, splendido anche questo. Via, dentro la boule. Ora che abbiamo il battuto con i filetti, andiamo a condirli come più ci piace. Vi faccio vedere come lo faccio io. Battuto. Da prima vado ad aggiungere dentro un filo di olio extravergine di oliva. La scorzetta del limone. Eccolo qua. Questa ha un tocco in più rispetto a tutto il resto della ricetta. Un pizzichino di sale. Non troppo perché poi abbiamo anche il formaggio da mettere. Io ne metto giusto un filo, anche questo a vostra discrezione. A me questo piace, quindi abbondo, non troppo. E voilà. Vado a metterci dentro un uovo intero. Prendo uno schiacciapatate, detto anche schiacciasassi. E voilà. Molto bene. E adesso gli aggiungo un po' di parmigiano. Ovviamente il parmigiano mettetelo per ultimo, perché poi con questo vi regolate anche in base all'impasto. Se dovesse risultare troppo morbido, potete aggiungerne sempre un po' di più. Andiamo dentro. Abbiamo inserito tutto. Adesso non ci resta che mettersi a impastare.
Quindi vado con le mani. Anche il profumo è eccezionale. La scorzetta di limone fa dimenticare ogni paura proprio. Io gli aggiungo ancora dentro un pochino di formaggio. Tenete presente che non dovete lasciarlo troppo duro l'impasto, perché poi in cottura tenderà ad indurirsi ancora di più. Quindi gli aggiungo ancora giusto un po' di formaggio e poi possiamo fare le palline. Ancora un po' di formaggio, un po' alla volta. Facciamo una prima prova. Guardate come rimane bella morbida. E ci siamo. Ecco, questa è la consistenza giusta. Rimane così, potete fare la vostra polpettina e rimane morbida, ok? Non deve rimanere troppo dura, perché altrimenti poi in cottura perdiamo la tenerezza della polpettina. Adesso ci occupiamo della panatura. Per prima cosa andiamo a concentrarci sui cornflakes. Allora, così come sono non ci servono a niente, quindi noi li dobbiamo sbriciolare. Quindi li prendiamo con la mano, facciamo questa operazione, sbriciolati in questa maniera. Questa è la consistenza che dobbiamo ottenere. Va bene, diciamo che così abbiamo ottenuto una buona panatura. Mettiamo in un altro contenitore un po' di farina, la spargiamo bene. Mi raccomando, non lesinate mai su queste cose, perché poi andarle ad aggiungere con le mani sporche è sempre un problema. E poi l'ovetto. Perfetto, abbiamo preparato tutti e tre i passaggi per la panatura. Andiamo a realizzare le polpette. Allora, io le faccio un po' grandini, perché alla fine non sto a fare dei bocconcini. Voi potete farle un po' della misura che preferite. Diciamo che queste qua per me sono delle palline interessanti. Allora, le vado a passare nella farina. Molto bene. E ancora una. Poi potete sbizzarrirvi, potete farle veramente come preferite. Io rimango di questa misura qua. E voilà. E realizziamo anche l'ultima polpetta. E anche questa, bella che panata. La passiamo leggermente dentro l'uovo e l'andiamo a mettere dentro i cornflakes. Li schiacciamo bene, stiamo un po' attenti, e deve venire questa polpettona qui. Guardate che bella, eccola qua. Le mettiamo da parte, prendiamo una per una, pallina dentro, uova e panatura. Ora, cosa vado a fare? Nel frattempo che preparo l'olio per la frittura e lo porto a 160 gradi, queste se ne vanno in freezer. Mi raccomando, più saranno fredde, più lo shock termico daranno una croccantezza migliore e un colore decisamente brillante. Nota importante: se non volete consumarle tutte, queste così come sono, freezer, quando diventano dure le tenete lì, e quando dovete usarle, pluff, direttamente ancora congelate nell'olio bollente. Padella per fingere sul fuoco, mettiamo dentro circa un litro di olio di arachidi. E mi raccomando, friggiamo al massimo a 160 gradi, così evitiamo di bruciare il cornflakes intorno e possiamo lentamente far raggiungere la temperatura corretta l'interno della polpetta e quindi la cottura del pesce. Ci siamo, andiamo a misurare la temperatura. Dovremmo essere intorno ai 160-165 gradi. La polpettina e vado dentro. Le giriamo per bene. Le facciamo andare così per 2 minuti, 2 minuti e mezzo. Poi dipende molto dalla grandezza delle polpette, ecco. La vado a tirar fuori. Eccola qua. Guardate che meraviglia, bel colore, e la mettiamo qui a scolare.
e via così anche con la prossima pallina. Ed eccole qua, polpettine belle che fritte, pronte per essere mangiate. Questa volta la forchettina non cade dal cielo perché non serve, facciamo con le mani e andiamo a vedere com'è venuto. Eccola qui, mi metto qui a favore di camera, speriamo che sia croccante, vediamo un po'. Un cuore fumante. Mamma mia. Guardate, dentro è rimasta ancora morbidissima. Da un gusto strepitoso. Lo sappiamo, il fritto va mangiato caldo, ma non che giustioni però, eh. Devo dire, sono davvero eccezionali. Il fatto che rimanga dentro così morbida la rende veramente gustosissima. Va bene come aperitivo, come secondo, per invogliare i bambini a mangiarla, e vedrete che così non potranno più farne a meno. Dentro potete mettergli quello che volete, così come ho fatto io sentirete anche quella scorzetta di limone che dà un gusto in più, come aperitivo eccezionale. Potete mangiarla con la maionese fatta da voi, anche una salsa con uno yogurt greco, qualsiasi cosa, una tzatziki, giusto per dirne una. Spero che la ricetta vi sia piaciuta, vi abbia dato degli spunti per poter realizzare qualcosa di simile. Se così fosse, mettete un like, iscrivetevi al canale, condividete questo video su tutti i vostri social, insomma, fate un po' quello che volete. Io vi saluto, vi ringrazio a tutti, vi do un grandissimo abbraccio, ciao a tutti da Crapa Pelada e ci vediamo alla prossima video ricetta. Ciao a tutti, ciao belle gioie, ciao! Mamma mia, che bontà, meno male che le altre le ho congelate, sennò finivo al CTO di corsa a farmi ingessare le braccia.